Benvenuti a Front Row, l'appuntamento di Class TV Moda con le Fashion Week più importanti al mondo. Siamo all'interno di Palazzo Giure Consulti, dentro il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana. È ufficialmente partita la Milano Fashion Week Women's Collection Fall Winter 23-24 che si concluderà lunedì 27 febbraio. Tantissime le sfilate, gli eventi e le presentazioni in calendario che animeranno come sempre il capoluogo lombardo. E noi di Class Editori abbiamo cominciato proprio oggi una lunga serie di dirette televisive all'interno del Fashion Hub in onda su Class TV Moda e su Class CNBC e naturalmente in diretta streaming sulla pagina LinkedIn di Milano Finanza, sulla pagina Facebook di Class TV Moda e sul sito tvmoda.it. E allora tra sfilate e ospiti in studio, ecco tutto quello che è successo in questa prima giornata. Oggi c'è questa grande partecipazione, tantissimi eventi, tante celebrazioni, le sfilate dei grandi brand sono imperdibili ovviamente, oltre ai racconti dei giovani designer, e proprio questo equilibrio fra grandi brand e giovani designer forse rende la Fashion Week di Milano unica, perché è una Fashion Week viva, dove succedono tantissime cose. E mai come oggi, anche le crescite che stiamo avendo nel nostro settore, perché nel 2022 siamo cresciuti del 18%, raggiungendo praticamente i 100 miliardi e nel 2023 prevediamo un altro 4%, sono crescite che ci portano a livelli impensabili di fatturato, siamo la seconda industria italiana, ma testimoniano la volontà di acquistare il prodotto italiano. La scuola è fondamentale, ce ne sono diverse, credo che ce ne sia una che non nomino per non fare promozione, ma che ha un grosso vantaggio e che collaborerà, penso, se non lo fa già con noi, nel senso di ricevere delle commesse dalle aziende e quindi quello che è stato compreso è che i giovani sono creativi e quindi la loro partecipazione a attività concrete, non semplicemente teoriche, può far crescere ulteriormente la creatività italiana. Iceberg torna al passato con la nuova collezione. Il direttore creativo James Long, infatti, per disegnare i capi si è ispirato alle campagne pubblicitarie del passato. L'idea da cui sono partito è la campagna di David LaChapelle con Pamela Anderson. Lei su una motocicletta, nuda e con degli stivali alti di pelle. Davvero stupenda. Poi ho usato un'immagine di Jean-Charles de Castelbajac, dove hanno usato molto la pelle, la maglieria, e in questo modo è iniziato il brand. Così ho riportato Iceberg a casa. Iceberg, La Pelota, I wanted them to be honored in a way. Sulla passerella c'è un ritorno dello street style, che è allo stesso tempo femminile e sofisticato. L'ispirazione ai biker si nota dagli abiti di pelle, dalle giacche da motociclista e dai piumini super imbottiti. Un tocco pop è stato dato invece dalle giacche e le minigonne in eco shearling e dalle pellicce Fury tutte realizzate in filato. La palette colori è minimal, con i toni del nero, del bianco, del verde petrolio e del vinaccia. Ma Confindustria Moda deve onestamente correre ai ripari di alcuni errori che abbiamo commesso probabilmente in passato, perché abbiamo forse dimenticato l'importanza degli istituti tecnici, abbiamo dimenticato di comunicare alle famiglie che uscire da un istituto tecnico è una forma di scuola che ti dà la possibilità di avere un'immediata occupazione. Ci sono dei tassi di occupazione altissimi, ma perché c'è una domanda molto alta e un'offerta molto bassa. È passata un po', abbiamo vissuto un periodo in cui i licei sono di moda, gli istituti tecnici sono quasi una scuola secondaria. Non è così, perché l'istituto tecnico comunque prepara dei giovani a dei lavori altamente qualificanti,
nel mondo della moda, nelle nostre 7 associazioni, sono infinite le possibilità di lavoro. Si entra in un mondo splendido, con, non soltanto con, di numeri e di oggetti, ma di creatività, di condivisione, di inclusione, di inclusività. Esportiamo l'80%, il 70-80% del fatturato nel mondo, per cui abbiamo a che fare con una quantità incredibile di diverse etnie, popolazioni, e quindi c'è grande, è proprio un settore bello obiettivamente. Però dobbiamo raccontarlo, dobbiamo cominciare a raccontare ai giovani che uscite da questi istituti tecnici ci possono essere delle grandi opportunità. Preziosi jacquard, leggero tulle e delicate paillette. Sulla passerella invernale di Antonio Marras viene raccontata la storia di una ragazza sarda di nome Grazia. Grazia Deledda è una scrittrice straordinaria alla quale ho sempre guardato e così, e ho provato a, così, ad immaginare cosa avrei potuto fare con lei. Sono i 150 anni della sua nascita, ho preso dei frammenti, degli spunti dei suoi racconti, dei suoi libri per raccontare questa collezione, che è il viaggio dentro questa, così, questa foresta, questo luogo incantato, animato da vari personaggi, uomini e donne che si incontrano, si conoscono, tutto questo tradotto in abiti che sono appunto stuoie prese dalla tradizione sarda, rivisitate e reinterpretate, la commissione, l'innesto di elementi che arrivano invece da un altro paese, quindi dalla Scozia, quindi ci sono tutti i tartan che raccontano invece il suo bisogno di comunicare con tutto quello che è lontano dalla sua cultura e filosofia, quindi esattamente quello che io cerco di fare, di trovare veramente delle connessioni, delle commistioni tra quello che sono, quindi il mondo dove vivo e dove nasco, dove io, dal quale io mi nutro, cercando di dialogare veramente con quello che c'è nell'aldilà. Motivi dello streetwear e motivi da gran soirée si alternano tra di loro e sfilano con disinvoltura. Tra velluto panné traforato, panni cangianti e divertenti stampe si incontrano tessuti in apparenza distanti tra loro, quasi come uno spettacolo teatrale. Per la prossima stagione fredda firmata Marras, le parole d'ordine sono mescolare, intersecare, accostare, miscelare e amalgamare. Tema principale di questa prima giornata: l'importanza della formazione e delle scuole che hanno il compito di creare le nuove figure professionali della moda. Guardate. Allora, ci sono figure tradizionali che di base, lo dicevamo poco fa, sono sempre presenti nel mondo della moda e nel mondo del tessile ovviamente. Queste figure sono legate alla progettazione, che può essere progettazione moda, accessorio, tessuto, stampe digitali e quant'altro, ma anche opportunità lavorative, soprattutto in questa fase di ricambio generazionale legate alle professionalità esecutive. Pensiamo al modellista, pensiamo alle figure di prototipazione e di sartoria, che al giorno d'oggi vengono sfidate ancora di più nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Ormai le nuove tecnologie sono parte integrante del processo di design e del processo creativo di un'azienda. Quello che viene chiesto a questi ragazzi è di conoscere le basi per poi tradurle con questi strumenti in sistemi ancora più creativi. Come questi, però, tantissime anche altre opportunità che sono anche raccontate dai corsi che abbiamo un po' inventato negli ultimi anni. Pensiamo alle opportunità legate al mondo del costume, dove si parla sì di cinema e si parla di teatro, ma in realtà si parla di costruzione di un'immagine su una persona. Pensiamo alle celebrity, tra i nostri talents Ramona Tabita, lasciami dire, ecco lei che di fatto ha inventato, se non reinventato e portato, il concetto di celebrity styling in Italia. Lo studio degli archivi: in Italia abbiamo un patrimonio inestimabile di archivi moda e tessuto rappresentati in fondazioni e musei. D'impresa. Avere qualcuno che sia in grado di innanzitutto curare questi archivi,
ma di comprenderli, leggerli e poterli poi tradurre in un linguaggio contemporaneo è essenziale, soprattutto nel momento in cui i brand o le aziende tessile hanno davvero bisogno di andare a riscoprire dei concetti che magari appartengono al passato o comunque all'heritage italiano. La sfilata di Daniela Grégis quest'anno vuole trasmettere un messaggio d'amore attraverso le note musicali. Si è partiti dai quaderni di appunti dei musicisti per arrivare alla realizzazione di capi che insieme creano una sinfonia di abiti. Il nero, il rosso e il bianco sono... Inizialmente era un bianco e nero perché era un foglio bianco con delle scritte che non sono scritte, sono ricami, sono qualsiasi pensiero hai. E quindi abbiamo questi cappotti trapuntati che vengono tutti scritti con le trapunte. Abbiamo il nylon misto con il cashmere, ovviamente per cercare di fare due livelli che uno ti scalda e l'altro ti protegge dal vento. Però in generale partivamo da un foglio bianco scritto che in realtà è nero, ma ci piace dire che è navy perché è sempre, noi siamo più navy che neri. E poi passa al rosso perché un po' di colore c'è sempre nella nostra collezione. I vestiti sono stati creati con una rinnovata attenzione al cliente e all'uso che ne fa. In realtà per noi, vabbè, un vestito è un compagno di viaggio, sicuramente. E lo è per noi prima e poi lo è per il cliente che poi lo indossa. E cerchiamo di farlo sempre. In questa collezione ci siamo sbizzarriti un po' di più con i ritmi, con le texture, non per sbaglio, nel senso che cerchiamo sempre di avere un pensiero col vestito, per cui anche quando c'è una rouge che comunque può sembrare una femminilità non necessaria, però quello è sempre con un pensiero nel taglio, nel senso che è il suo scarto che rientra e quindi si cerca sempre di costruire dei vestiti che possano avere un rispetto. Per la Griff la donna non ha limiti, infatti i capi d'abbigliamento di Daniela Grégis sono pensati per permetterle di esprimersi nei modi più creativi e vari. Ultimamente, negli ultimi 2 o 3 anni, il tema della valorizzazione dei lavori manifatturieri si è fatto più pressante. Cioè, ci siamo resi conto, facendo uno studio con Union Camere, che le esigenze delle aziende sono altissime in tutti i settori e anche in quello della moda, e lo studio di Union Camere ha addirittura stimato che nella moda serviranno 94.000 talenti, ma solo il 50% di questi talenti può essere trovato. Quindi questo è veramente un problema sociale, e se pensiamo alla disoccupazione giovanile che oggi in Italia è circa del 21-22%, ecco, crediamo che sia un'opportunità straordinaria per i giovani. Fatto questo studio, abbiamo deciso di ancorare allo studio di Union Camere e ai 2 libri che abbiamo pubblicato su questo tema anche un progetto concreto. E quale modo migliore per testimoniare questa esigenza di mettere in relazione, quindi far dialogare le scuole tecniche professionali con i nostri brand? Ben 23 aziende alta gamma, quindi alcuni fra i marchi più straordinari del nostro Made in Italy, si sono ingaggiate, peraltro aziende della moda e non solo, tutti insieme, diciamo appassionatamente, e hanno adottato un'80ina di classi in 2 anni. Quindi un lavoro estremamente rilevante che è stato curato dal professor Arduino Salatine e che ci ha dato veramente molta soddisfazione. Le aziende stanno cambiando, è cambiato il mondo un po' anche dovuto al post pandemia, ma soprattutto sono cambiate le generazioni, e in tutto questo le aziende stanno rispondendo, i marchi della moda, e ci sono diversi vettori con cui stanno portando avanti questi processi di innovazione, per cui il primo, che forse è il più evidente sotto gli occhi di tutti, è quello della sostenibilità. Anche qui è un tema che una volta è nato un po' come un trend, è entrato un po' in sordina nelle agende, e adesso prepotentemente, fortunatamente, è diventata una priorità per tutte le imprese del settore moda.
Forse anche perché c'è un'attenzione diversa da parte del consumatore. Esattamente. Le nuove generazioni sono sempre più consapevoli, no? È soprattutto la cosiddetta generazione Z, sono i nativi che oramai sono più che nativi digitali, quelli nati dopo il 2000, che stanno chiedendo non soltanto un prodotto ma quello che c'è dietro al prodotto. Gli esperti del settore lo chiamano storytelling, non è soltanto storytelling, è tutta la storia che racconta come il prodotto viene a essere fatto e qual è il processo, e quindi da qui si capisce a 360 gradi quello che è il vero e proprio significato della sostenibilità. La sostenibilità non è più intesa come un prodotto, non è più solamente un prodotto materiale, ma è il processo. E allora le aziende si stanno attrezzando per questi nuovi processi, cercando quelle figure professionali che sono capaci di gestire. Si chiamano sustainability manager, i manager della sostenibilità, che in un qualche modo vanno ad affrontare quelli che sono i temi dei nuovi processi, di reingegnerizzare, di comprendere a 360 gradi come poter innovare all'interno di un'azienda attraverso la sostenibilità. Protagonisti di questa Fashion Week, tanto i brand affermati che compiono anniversari importanti, quanto i giovani brand emergenti. Guardate. Camera della Moda ci dà la possibilità di poter esprimere e di poter arrivare a molte più persone, perché è una piattaforma internazionale, e oltre a questo credo che sia importante essere qui perché riusciamo a comunicare, a interfacciare, a vedere oltre a noi che cosa c'è, quindi possiamo vedere altri giovani emergenti che cosa hanno creato in poco o breve termine. È un riconoscimento per noi stessi perché ci proietta verso il mondo e non ci fa rinchiudere noi nelle nostre capsule creative, ma soprattutto anche perché per me, ad esempio, come imprenditrice, piccolo brand, dare riconoscimento alle persone che lavorano con me con questo tipo di vetrina è un appoggio incredibile. Infatti alla sfilata che faremo, presentazione che faremo a Camera della Moda venerdì, verranno le nostre sarte, il nostro collettivo, e sarà molto interessante. Noi abbiamo una rete di donne, prettamente donne, abbiamo anche degli uomini, però sono delle donne, che le chiamiamo le nostre ambasciatrici in qualche modo, che sono quelli che supportano con una piccola donazione annuale, ma che la cosa più importante è che seguono le sfilate di questi ragazzi, vestono i loro abiti, perché la cosa più importante per questi giovani ragazzi è quella di portare avanti il loro messaggio, la loro immagine. L'immagine che abbiamo nei salotti di Milano o dell'Europa, queste signore che usano il loro abito e in qualche modo diffondono il loro messaggio. Sono essenzialmente sì aziende che decidono in maniera del tutto filantropica, per cui non è una sponsorizzazione per intenderci, ma è proprio una donazione, di fare delle donazioni direttamente, quasi sempre passano tramite il trust chiaramente, ma poi di fatto sono donazioni che vanno direttamente ai ragazzi. Quest'anno per esempio Max & Co, per cui il gruppo Max Mara, sarà uno dei patrons del grant annuale, e i ragazzi riceveranno, uno dei vincitori riceverà direttamente da loro del denaro, oltre che anche a un contratto per disegnare una capsule collection. Nel 2022 abbiamo festeggiato i nostri 60 anni. È stata una festa che abbiamo fatto in sede, cercando di ringraziare, è stato un ringraziamento che abbiamo fatto a tutte le persone che hanno collaborato con noi per arrivare dove siamo oggi. Nel 62 mia mamma iniziò questa esperienza da imprenditrice, una cosa assai strana in quegli anni, perché una donna che si metta per proprio conto a aprire un'azienda è stata un'avventura forte, essendo mia mamma poi una persona molto determinata, e spinta anche dall'aiuto dei Mazzotto, lei era sarta all'interno dell'azienda, poi maestra di cucito, e ha iniziato questo piccolo laboratorio con l'idea di fare dei pantaloni che potessero vestire tutti e dare una silhouette che fosse adatta ad ogni momento. Sì,
Sì, Sex Positivity, siamo sempre stati diciamo un brand speciale che ha sempre tenuto cura dei propri consumatori. In questo momento ci sono grandi aumenti di infezioni per quello che sono i valori, per quello che la gestione della vita moderna sta dando, e quindi abbiamo pensato di mandare un messaggio positivo. E farà parte questo messaggio positivo anche di una capsule collection che farete, che lancerete in aprile? Sì, a parte il messaggio positivo, qui abbiamo 20.000 scatole di preservativi, altre 30.000 le mandiamo poi free of charge in tutti quanti i nostri negozi del mondo, e abbiamo fatto anche una mini capsule appunto per implementare questo messaggio. E questo primo appuntamento di Front Row con la Milano Fashion Week termina qui. Appuntamento a domani con il meglio della giornata. Arrivederci.